Ciao ragazzi, siamo nel pieno del test della nuova Lapierre Overboot GLP2. Siamo reduci anche da un super weekend su Monte Amiata, dove l'abbiamo messa a dura prova sui sentieri d'enduro, e adesso siamo ritornati a casa e continuiamo con il test. Dobbiamo dire che l'Amiata è stata una bella prova, ma soprattutto una grande soddisfazione perché abbiamo avuto modo di svolgere le fotografie per il test insieme a Nicola Casadei e ci ha dato anche qualche dritta. Quindi esperienza unica e fantastica, ma soprattutto molto interessante per il test di queste bike. Quindi quello che vi consiglio è: rimanete collegati, seguite tutto il video, ma soprattutto leggete tutto il testo. Ciao! Ragazzi, siamo giunti alla conclusione del test, ma prima di salutarvi vi rubo altri minuti per scoprire insieme la nuova Lapierre Overboot GLP2. Iniziamo dalle sue sospensioni. All'anteriore troviamo la RockShox Lyric con un'escursione di 160 mm e al posteriore il Super Deluxe, che va a gestire l'escursione del telaio sempre da 160 mm. Questo vuol dire che questa è una bike esclusivamente da enduro. Un aspetto molto interessante che rende queste bike unica nel suo genere è il posizionamento della batteria, ovvero la batteria posizionata esattamente sopra il motore. Questa scelta, a mio avviso, è stata fatta per due scopi ben precisi: quella di rendere il baricentro molto basso e stabile su tratti più scassati e nello stesso tempo avere un anteriore molto leggero. Proseguendo, parliamo del motore. Questa bike monta il Bosch CX di quarta generazione. A mio avviso è uno dei motori più fighi veramente che abbiamo provato. Va veramente bene e le sue quattro mappature di assistenza, ovvero Eco, Tour, EMTB e Turbo, sono veramente eccezionali. Il tutto, come vi abbiamo detto, è unito a una batteria da 500. Perché 500? Perché essendo una bike completamente in carbonio, i tecnici hanno voluto puntare principalmente sul peso. Una combinazione che secondo noi è stata veramente vincente è quella di montare il 27,5 plus al posteriore e il 29 all'anteriore. Questo fa sì che questa bicicletta trasmetta una sensazione di sicurezza fin dall'inizio e nello stesso tempo un'ottima agilità. Passiamo ora ai freni. Scelta che secondo me è stata azzeccatissima, quella di montare i guide RE esclusivamente per le bike. Questi sono veramente dei freni potenti e devo dire, per un montaggio di questo livello, è una scelta azzeccatissima, anche perché purtroppo, dico purtroppo, ci è capitato più volte di provare bici di medio gamma che montassero dei freni base tipo i guide RE. Andando avanti, non possiamo tralasciare la sua trasmissione, ovvero il GX Eagle 12 velocità, con il manettino dedicato alle bike.
andando verso la conclusione non possiamo tralasciare il reggisella telescopico. Ormai tutte le MTB da enduro lo montano, ma in questo caso l'escursione varia in base alla taglia che andiamo a scegliere. Noi avevamo in test una taglia M, pertanto avevamo un reggisella con un'escursione di 125. Nel caso prendessimo una taglia L, troveremo un reggisella con un'escursione di 150. Insomma ragazzi, questa bike ha superato il nostro test a pieni voti. È il giusto mix tra agilità, stabilità e leggerezza. Devo dire che il brand francese ha realizzato un grandissimo mezzo. Pertanto ora io vi invito a leggere tutto il test qui sotto e soprattutto a continuare a seguirci. Ciao!